Il vino come veicolo per valorizzare il lavoro nelle varie parti d'Italia e in particolare in Sicilia, oltre che come mezzo per dare sempre più lustro alle bellezze dell'isola. In pochi e semplici concetti si sintetizza il significato di Calici di Stelle, la manifestazione organizzata dal Movimento del Turismo del Vino presentata alla stampa nella sede di Caltanissetta della Fondazione Sicana. Una serie di appuntamenti con degustazione di vini e cene in vigna che andranno avanti dal 29 luglio al prossimo 15 agosto. Nel corso della presentazione a Caltanissette, i giornalisti e i produttori di vino che aderiscono all'iniziativa hanno avuto la possibilità di visitare il palazzo della Fondazione Sicana di Via Crispi, guidati dal presidente di quest'ultima, Giuseppe Di Forti. Questa iniziativa nasce appunto per rafforzare un po' la collaborazione e il lavoro che sta facendo il Movimento Turismo Sicilia in questi ultimi anni, nonostante la pandemia che ho dovuto attraversare subito dopo il mio incarico, ecco. E questo rafforzamento è dato uno dalla comunicazione e dal fare rete tra i nostri associati, che devo dire da quando da in questi ultimi 3 anni sono stati in fortemente crescita. Il Movimento Turismo del Vino, che rappresenta un po' un'attività bellissima, perché ovviamente oltre a promuovere il vino, a far scoprire ai nostri amici wine lovers, visitatori che sempre più vengono a visitare le nostre cantine, quindi non solo far apprezzare un bicchiere di vino, un calice di vino, scoprire il vino, ma anche scoprire il territorio, quindi i nostri territori bellissimi. E non solo il territorio, ma anche la cucina, perché ovviamente oggi siamo, come dicevo prima, siamo diventati delle guide turistiche, perché quando viene un visitatore straniero, un visitatore estero, un visitatore di un'altra regione, ovviamente oltre al calice del vino poi ci chiede cosa visitare, cosa c'è nel luogo in cui si trovano e cosa sono i piatti tipici di questo territorio.